Bentornati su Geocroniche. Immaginate di trovarmi ad un concerto che avete atteso per mesi. Probabilmente vi sentirete euforici, pronti ad acclamare i vostri musicisti preferiti. Ma poi, un evento nefasto trasforma quell'evento da una sera di gioia a una sciagura senza uguali. Immaginate poi un ragazzo di 26 anni che vede con i propri occhi la tragedia e scrive una frase sul suo diario. Ecco, quella frase poi cambierà la sua vita per sempre. Siamo a Montreux, in Svizzera, nel canton de Vaud, al confine con la Francia. La città elvetica si trova sulle rive del lago di Ginevra. Siamo all'inizio degli anni 70, l'epoca d'ora del rock inglese, precisamente tra novembre e dicembre del 1971. Da qualche giorno, sulle rive del lago di Ginevra, c'è un gruppo di ragazzini inglesi provenienti da Hereford, una piccola città nel sud dell'Inghilterra. Sono una rock band emergente. Si chiamano Deep Purple e si trovano lì a Montreux per registrare un disco. La sera del 4 dicembre 1971, la storia della musica rock cambia per sempre, proprio in quella città elvetica. A Montreux si incontrano per caso i destini di un musicista americano che è già una leggenda del rock. Si chiama Frank Zappa e quel gruppo di ragazzini britannici che in quel momento sono famosi solo nei pub underground. Zappa tiene un concerto nel casino di Montreux. E i Deep Purple sono nella platea a godersi lo spettacolo. La struttura è stata costruita alla fine del XIX secolo ed è tutta in legno. Durante il concerto, un ragazzo spara un bengala con una pistola a lanciarazzi e il casino prende fuoco. Dilaga il panico, la struttura viene evacuata. Fortunatamente non ci sono né vittime né feriti gravi tra il pubblico. Stanchi e spaventati, i Deep Purple tornano nell'albergo dove alloggiano. Dalla stanza di Roger Glover, bassista della band, si intravede il casino in fiamme e il fumo che si alza sopra il lago di Ginevra. Proprio vedendo questa immagine dalla finestra, Glover scrive sul suo diario la frase "Smoke on the water", appunto, fumo sull'acqua. In quel momento, il bassista dei Deep Purple non si rende minimamente conto che quella frase, scritta in fretta e furia sul suo diario, lo renderà ricco e famoso in tutto il mondo. L'incendio del casino è un vero shock per la band. Infatti, i Deep Purple dovevano incidere il disco proprio in un'ala dell'edificio ottocentesco, dove c'era uno studio di registrazione. Senza perdersi d'animo, chiedono al proprietario dell'albergo dove alloggiano se possono utilizzare l'hotel come studio di incisione. Una volta trovato l'accordo, la band inizia a registrare l'album in albergo. Ian Pace, il batterista, registra nel pianerottolo della stanza dove dorme. Accanto a lui c'è Roger Glover. John Lord, il tastierista, mette il suo organo Hammond dal suono inconfondibile nell'hall dell'hotel, mentre il chitarrista Richie Blackmore e il cantante Ian Gillan registrano nel corridoio del piano dove alloggiano. Immaginatevi la stranezza della situazione. Magari state facendo una vacanza sul lago di Ginevra, tornate in albergo per riposarvi e vi ritrovate Richie Blackmore accanto alla vostra stanza, con le cuffie da studio che regola gli amplificatori e registra i riff e gli assoli di chitarra. Le sessioni di registrazione durano 15 giorni, dal 6 al 21 dicembre 1971. L'album che i Deep Purple stanno registrando si chiama Machine Head. Nessuno si rende conto che quello è il disco che proietterà la band al successo planetario. Brani come Away Star, Lazy e Space Tracking non solo diventano molto famosi,
ma contribuiscono a dare ai Deep Purple un'identità musicale riconoscibile dal grande pubblico e dalla critica. L'ultimo giorno di registrazione, la band si rende conto che manca ancora una canzone da comporre e da registrare. Non possono restare a lungo a Montreux, devono tornare in Inghilterra. Ian Gillan ha un'idea e dice agli altri: ragazzi, perché non componiamo una canzone e raccontiamo com'è nato il disco? Improvvisamente, Roger Glover si ricorda di quella frase scritta sul suo diario, la notte dell'incendio del casinò. Il testo della canzone parla del concerto di Frank Zappa, di come l'antico casinò di Montreux ha preso fuoco e della registrazione del disco in albergo. Ma il pezzo forte del brano è il riff di chitarra composto da Ritchie Blackmore. Basato sulla scala di Sol, il riff diventa uno dei più famosi del rock. La vera gemma è l'intervallo di un semitono tra gli accordi del Si e del Do. Oggi sembra quasi scontato, perché il riff è stato suonato ed ascoltato così tante volte che ormai non ci si fa più caso. Ma nel 1971 l'intervallo di un semitono di Smoke on the Water è una vera innovazione. Nessuno l'ha mai fatto prima. Probabilmente è proprio questo il segreto del successo della canzone dei Deep Purple. Quell'intervallo di qualche frazione di secondo che ha cambiato la storia del rock. Machine Head viene pubblicato il 25 marzo 1972. Il successo è sensazionale. In poche settimane il disco vende tantissime copie, tanto da apparire e sparire in fretta negli scaffali dei negozi. Le radio mandano in loop Smoke on the Water. Durante i concerti dei Deep Purple, il pubblico incita a gran voce il titolo della canzone. E quando il chitarrista suona il riff, la gente diventa talmente euforica da ricordare il successo dei Beatles e dei Rolling Stones. Ian Gillan stesso, in un'intervista, dichiara: Smoke on the Water è a tutti gli effetti una canzone popolare. Noi sul palco la suoniamo e il pubblico la canta. Estratto dall'album Machine Head del 1972, il brano diventa un singolo, pubblicato soltanto il 26 maggio 1973. Ed è un successo inaspettato per la band. Smoke on the Water non è soltanto una pietra miliare del rock. È stata una canzone che ha ispirato centinaia di musicisti rock e metal. Quel riff, così orecchiabile e famoso, è uno dei più riprodotti della musica del Novecento. Fa effetto oggi pensare che una canzone composta in fretta in un albergo in Svizzera nel 1971 è una delle canzoni più riprodotte sia dai musicisti professionisti o da chi semplicemente si diverte a strimpellare una chitarra per hobby. Siamo alla fine del video. Se avete suggerimenti da fare o curiosità, dubbi, domande, scrivetele nei commenti e vi risponderemo. Se il video vi è piaciuto, lasciate un like, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per rimanere aggiornati sui prossimi video.